Ai prati di Tivo, la vittoria del campione del Kazakistan Andriy Lutsenko, che ha battuto Diego Ulissi e Adam Yates. Andriy Lutsenko ha anche conquistato la maglia azzurra di leader della classifica generale. Tappa molto bella, la UAE ha forzato l'andatura sulla salita verso i prati di Tivo, ma Andriy Lutsenko è stato molto bravo prima a rientrare su Pavel Sivakov e poi a controllare Adam Yates. Allora, Lutsenko, non era facile sostanzialmente ritu contro la UAE, alla fine hai vinto, quindi complimenti. Sì, grazie, però sì, ha ragione, non facile perché contro queste corridore devo avere una gamba buona. Per fortuna io ho avuto una condizione buona perché all'inizio stagione ho preso un po' di difficoltà, c'è tanta cosa e adesso alla fine ho lavorato bene prima di Lambruzzo, ho fatto un bel giro con squadra, adesso ho trovato giusto la strada mia e mi guardo l'obiettivo avanti. Ti chiedo sulla salita dei Prati di Tivo anche in chiave Giro d'Italia, si arriverà qui l'11 maggio, che salita è? Salita dura perché sempre la pendenza 7-8% e un po' di altura, non so quanto, 1500 qui altura, sì, perché sempre sale e non c'è, sì, c'è qualche pezzo per respirare, però se c'è una squadra come io sempre tira duro e non c'è pezzo per respirare. L'ultima, domani l'arrivo all'Aquila, chiaramente farà di tutto per tenere questa maglia. Ti accontenteresti di vincere il giro però lasciare la tappa a Ulissi? È una domanda, sì. Io già contento se ha vinto oggi e domani vediamo domani, però sì, se io male a leader devo tenere duro anche domani. Sì, se arriviamo con Ulissi. Anche perché l'arrivo è per voi due. Sì, domani sì, domani c'è tanto. C'è tanto strappi duri per caratteristica da Ulissi, però dai, vediamo. Anche oggi una tappa per Adam. Però hai vinto tu. Sì. Chiaramente è una salita molto impegnativa, una salita lunga, dura, per cui darà sicuramente un certo scossone alla classifica del Giro d'Italia. Masciarelli, sensazioni? Ma dai, bene, siamo divertiti anche oggi. Giustamente sto ancora cercando di prendere la condizione. Qui a Prati di Tivo è stata un'ottima salita per salire con un bel passo e fare un bel allenamento e fare tanta esperienza nel gruppo.